Ed eccoci a lunedì e per inaugurare la settimana quanti AMRAP faremo? 1, 2, 3, no, 4. Warm up di oggi, 6 minuti in modalità EMOM, suddiviso minuti dispari e minuti pari. Per quanto riguarda i minuti dispari dovremo fare 40 secondi di down and up, 20 secondi di riposo prima di passare ai minuti pari, dove andremo ad alternare 4 squat e 2 push up, 4-2, 4-2, quindi sempre per 40 secondi. Andiamo a vedere come si compone il workout di oggi. AMRAP 3 minuti, 1 minuto di riposo dopo l'AMRAP, tutto ciò lo ripetiamo 4 volte. Cosa andiamo a fare nell'AMRAP 3 minuti? Abbiamo 15 deadlift, 90 kg uomo e 60 le fanciulle. Nel tempo che avanza all'interno dei 3 minuti, dopo aver fatto queste 15 ripetizioni, max effort, quindi il maggior numero possibile di double, dumbbell, thruster, ovviamente 22,5 per l'uomo e 15 le fanciulle, il peso dei dumbbell. Andiamo a ripetere questo per 4 volte e lo score di oggi è dato al numero totale di dumbbell thruster che riusciremo a performare. Se non hai due dumbbell ma ne hai solo uno o non hai il bilanciere, non ti preoccupare, quella appena descritta è la modalità full equipment, altrimenti sotto in descrizione trovi le altre due. Home equipment, quindi se a tua disposizione hai magari un solo, un piccolo peso a casa, o anche la versione no equipment, quindi se a casa non hai proprio niente a tua disposizione e quindi puoi allenarti solo a corpo libero. Per quanto riguarda il cash out di oggi, abbiamo da fare 60 metri di lateral walk plank. Poi vediamo bene nel dettaglio dopo come fare e mi raccomando, tutti i social, non perdetevene neanche uno, Instagram, Facebook, oltre a questo canale YouTube. Iniziamo il warm up. Primo movimento, down and up. Appoggiamo le mani a terra, lanciamo i piedi indietro, ci ritroviamo in plank. Dopodiché attiviamo l'addome, richiamiamo i piedi vicino alle mani e poi torniamo dritti in piedi. Appoggio le mani, lancio i piedi, richiamo e torno in piedi. Questo per quanto riguarda i minuti dispari. Minuti pari. Dobbiamo alternare 4 squat e 2 push up. 4 squat per 2 push up per 40 secondi. Quindi per le squat, piedi un po' più larghi delle anche, muoviamo in contemporanea anche indietro e poi ginocchio avanti e scendiamo in accosciata completa, schiena bella dritta e ci facciamo aiutare dalle mani che vanno verso il soffitto. Dopo i 4 air squat abbiamo i 2 push up, quindi mani a terra, puntiamo bene i piedi, corpo teso, spingiamo, stendiamo le braccia, ritorniamo con petto e coscia al pavimento ed eseguiamo così le 2 ripetizioni. Dopodiché in piedi e avremo di nuovo 4 squat e 2 push up. Primo movimento del workout, deadlift, quindi spalla un pochino più avanti del bilanciere, con il bilanciere che viene incollato alle nostre tibie, schiena dritta, sguardo rivolto verso il basso così il collo è inclinato come un pavimento, spingiamo a terra, stacchiamo il bilanciere, triplice estensione e poi ritorniamo a terra a toccare con i dischi. Nel tempo che avanza all'interno dei 3 minuti, thruster con 2 dumbbell, quindi portiamo in front rack i dumbbell, scendiamo in accosciata completa, spingiamo con le gambe per innescare la salita dei dumbbell e poi spingiamo con le braccia per chiudere il movimento con i dumbbell sopra la testa. Riportiamo i dumbbell a toccare le spalle, pieghiamo col punto le gambe ed eseguiamo così una ripetizione successiva. Un minuto di riposo e lo ripetiamo tutto ciò per 4 volte. Per quanto riguarda il cash out abbiamo 60 metri di lateral walk plank, quindi ci mettiamo nella posizione di plank, corpo bello teso, andiamo a alternare il movimento mano e piede opposto, camminando metà dei metri, quindi 30 metri in durazione e altri 30 metri nell'altra direzione, cercando sempre di alternare mano e piede opposto.